Ben ritrovati all'appuntamento con la trasmissione che viene realizzata nel centro video dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, il punto settimanale di approfondimento sui temi della politica, dell'attualità, dell'economia. L'attualità eh, oggi in primissimo piano. In studio ci sono i consiglieri Andrea Liberati, Movimento 5 Stelle, Attilio Solinas per il Partito Democratico. Eh, in questa fase siamo ancora purtroppo una costante degli ultimi mesi in emergenza post-sisma perché il sisma non finisce e ai danni se ne aggiungono altri, alle persone, alle cose, alle imprese. E gli ultimi fatti ci mostrano anche uno Stato in grande eh, difficoltà. Voglio solo dire le cose che più mi hanno colpito ultimamente, la prociv che lamenta un depotenziamento attuato da anni dal governo, i pompieri che scavano sulle macerie di ricognano con senza i guanti sulla neve per estrarre le persone. Lo stesso hotel di Rigopiano che viene segnalato come crollato e si pensa subito a una bufala prima di verificare. Cose molto gravi per l'Umbria, danni enormi indiretti provocati dal sisma e da tutto quello che c'è intorno a questo. La regione si sta muovendo e, e chiede, chiederà liberati. Eh, avete anche voi alzato la voce su questo per pensare a quelli che sono i danni indiretti. Cioè eh, ciò che non è crollato, però fatica enormemente. Parliamo quindi delle imprese del settore del turismo. Anche qui viaggiano bufale o cose simili come il crollo della Basilica di Santa Maria che viene rilanciato addirittura dal sito della Croce Rossa pochi giorni fa. Quindi è un momento difficile che riguarda tutto il Paese. Ci sono anche gli animali che muoiono col ghiaccio addosso perché mancano le stalle. Partiamo da qui liberati. Danni indiretti del sisma, danni che sta vivendo la nostra popolazione e cosa può fare oltre allo Stato anche la Regione di suo per venire incontro alle persone. Dunque, eh, salve a tutti. Questo è evidentemente il tema che connoterà non soltanto la nostra effimera esperienza eh, nel mandato elettivo, ma eh, connoterà la vita dei cittadini del centro Italia soprattutto per eh, i prossimi lustri. Sappiamo che la crisi sismica in corso è eh, una crisi importante una crisi tra le più rilevanti degli ultimi tre secoli eh, e sappiamo anche da, dalle carte, dalle fonti, che sono fonti prevalentemente ecclesiastiche, che può durare eh, ancora del tempo. In questo senso la Commissione dei Grandischi si è espressa comprensibilmente e ha eh, detto delle cose eh, che possono incudere dei timori, ma che soprattutto dovrebbero spingere i decisori politici a prendere eh, dei provvedimenti seri, che guardino davvero al prossimo secolo. E qui si apre tutta la vicenda del modello ricostruttivo. Tuttavia è anche vero che soprattutto siamo, tuttora appunto, in fase di emergenza, una fase di emergenza la cui gestione è davvero discutibile e non soltanto in Umbria purtroppo. Una, eh, è un momento particolarmente complicato che si lega appunto a una gestione che ha presentato delle lacune forti. Abbiamo visto le stalle provvisorie non sono arrivate o soltanto in parte, il 5-10%, eh, per quanto riguarda appunto le attività agropastorali. Eh, le casette non sono arrivate se non in modestissima parte. Sono eh, giunti dei container sociali da 48 posti che non hanno nemmeno i bagni interni, forse questa decisione pro futuro verrà rivista. Fino a ieri, fino all'altro ieri, ancora c'erano svariate decine di persone nelle tende, soprattutto nella zona di cascia, sotto la neve. Um, è mancata addirittura la, come posso dire, la capacità previsionale di portare degli spazzaneve, di portare eh, dei sistemi, come posso dire, dei dispositivi di, di urgenza eh, necessari per assicurare continuità elettrica, eh, dei sistemi eh, di riscaldamento di emergenza. Cioè lo Stato devo dire ha mostrato tutto quello che non doveva fare. E ripeto, riguarda, la questione riguarda le quattro regioni interessate. Abbiamo parlato di danni indiretti, ma magari, se preferisci, eh, tra breve cedo cioè, il passo al mio collega, potremmo tornarci perché la questione è altrettanto rilevante e necessiterebbe di un altro momento di riflessione insieme. Solinas, in questo momento la regione è chiaramente l'agenda politica è, è stravolta perché. Ci sono queste grandi priorità oltre a tutte le cose che devono per forza andare avanti, che fanno parte dell'iter, dell'attività legislativa. Eh, la Regione, intesa come Giunta Marini e come Assemblea Legislativa, su che cosa deve impegnarsi principalmente in questa fase ancora emergenziale? Io eh, innanzitutto direi che la, la Giunta regionale, la Presidente Marini, gli assessori delegati ad affrontare la problematica del terremoto sono stati presenti sin dall'inizio eh, nelle, nelle aree terremotate vicino alle popolazioni, hanno preso tutti i provvedimenti necessari, purtroppo eh, ci sono delle lentezze eh, procedurali, burocratiche legate a, alle norme, alla normativa anti-infiltrazione, anticorruzione, quindi questo qui determina un rallentamento. Anche Ovviamente bisogna anche adeguare il personale deputato a gestire le questioni relative al terremoto. Parlando con l'assessore Bartolini ho sentito che ci sono in previsione delle, delle, degli incrementi di organico proprio per far fronte a queste cose. Quindi è chiaro che la macchina si muove purtroppo con con una certa lentezza, eh, però insomma, le, le case sono state consegnate in tempi più brevi rispetto ad altre regioni, in Umbria, per cui insomma, si è fatto fronte con tutte le, 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 le modalità possibili alla problematica del terremoto. Quello che mi preoccupa molto è questa dichiarazione della Commissione Grandi Rischi, perché la Commissione Grandi Rischi eh, si muove su, su dati scientifici, basandosi su, su dati scientifici e Quando prospetta la possibilità che si possano verificare ulteriori scosse anche del sesto, settimo grado. Eh, adesso è, è ovvio che dopo quello che è accaduto a, a, all'Aquila, si può pensare a, che la Commissione ha messo un po' le mani avanti, diciamo, per tutelarsi da no, eventuali. Però è chiaro che se, se si dice una cosa di questo, se si fanno affermazioni di questo genere, crea, questo crea allarme nella, nella cittadinanza. Crea anche eh, diciamo un po' di sconcerto nelle, nelle istituzioni. Abbiamo sentito il sindaco di Foligno, abbiamo sentito. È chiaro che bisogna fornire anche, quando si fanno affermazioni di questo genere, bisogna ragionare anche su quello che, che fare, no? quali, quali misure prendere per evitare eh, il rischio di ulteriori problemi qualora si verificassero. Allora, ragionando, no? Adesso, a parte il discorso, de... quindi questo allarme, questo. Questo, questa sensazione di paura, di incertezza che prende tut, tutti quelli che sono coinvolti nelle aree de, certo. del terremoto e nelle aree limitrofe, ma anche la questione del turismo di cui si parlava, no? cioè, questo allarme getta anche ulteriore eh, insomma, panico fra le persone che magari vorrebbero prenotare una vacanza in Umbria a Pasqua, no? quindi queste cose bisogna, insomma, bisogna fare chiarezza su queste cose, bisogna mettersi a tavolino tutti insieme eh, e fare dichiarazioni per tranquillizzare, per quanto è possibile tranquillizzare. Un'altra cosa è la messa, per esempio la messa in sicurezza di, degli edifici, no? quello è un altro tema importante perché noi dobbiamo beh, renderci conto che un'area della nostra regione insieme ad altre aree, delle marche, delle, delle regioni limitrofe, sono a rischio terremoto. Quindi di fatto da qui ai prossimi anni e a venire c'è questo rischio, quindi dobbiamo ragionare su quello che fare per tutelare o svuotiamo, ma non mi pare il caso, di smobilitare o di evacuare queste zone oppure mettiamo a a in sicurezza gli edifici, prima di tutto gli edifici pubblici, dopodiché anche quelli privati, in qualche modo trovare una soluzione di questo genere, per anche perché sono è difficilissimo perché sono tutti eh, edifici vecchi, no? non, sono non siamo in Giappone o a Los Angeles dove sono edifici facilmente eh, no? che possono reggere facilmente il sisma, qui si tratta di mettere in sicurezza e quindi costa tanto, però insomma, bisogna fare un ragionamento fatto bene, ci vogliono risorse ovvio, questa è la, è la cosa fondamentale, lo Stato deve capire che una, una, una fascia di popolazione di regioni importanti, nel centro Italia in particolare, ha, è in sofferenza, le regioni hanno bisogno di supporto, di un supporto economico, di un finanziamento adeguato. Per far fronte a queste cose. E allora lo Stato naturalmente deve fare la sua parte perché i danni vanno al di là dei crolli, quando appunto c'è il crollo anche delle presenze turistiche. E qui devo fare un'autocritica anche per la categoria che io rappresento: quando si dice terremo nuovo terremoto a Perugia, o come dire anche terremoto a terni, si abbattono intere filiere economico-commerciali e quindi. Visto, ci vuole Umbria terremotata. Un è chiaro, il fenomeno, il fenomeno è circoscritto, gravissimo, però appunto la, la disinformazione viaggia al pari delle bufale e fa danni ulteriori. Però io su questo vorrei fare appunto un intervento non del tutto conformista, sostenendo che, ripeto, i politici sono chiamati a delle decisioni epocali: epocali quanto epocale è il sisma in sé quel contagio sismico che poi è attivato, un fenomeno ovviamente per noi nuovo perché non abbiamo memoria storica, no? viviamo un arco di vita eh, che è quello che è e quindi non conosciamo, non ricordiamo, non siamo geologi, però è già accaduto. Allora la politica è chiamata a spendere i miliardi di euro che vengono dichiarati esserci, attestati esserci, in un modo diverso. Mettendo in sicurezza, ma adeguando, non migliorando gli immobili, utilizzando materiali nuovi. E questo è il punto, cioè bisognerebbe, considerando anche tutti i beni culturali e culturali ecclesiastici eh, presenti nel, in Italia e che costituiscono ovviamente un'attrattiva formidabile eh, e che sono il nostro punto di forza, bisognerebbe creare una commissione di esperti di rango internazionale. Che chiamata a, eh, fosse chiamata a discutere eh, qual è la soluzione migliore al riguardo no? per spendere quei miliardi in un modo eh, definitivo, decisivo, determinato, chiaro, eh, posso dire, con un modello che eh, non è indiscutibile, fosse indiscutibile. Questo è possibile, certo che è possibile. La politica è chiamata a una decisione. Alta, di grandissima responsabilità, perché c'è di mezzo la tutela della vita umana e quindi dire semplicemente eh, turisti, venite, eh, lo considero eh, necessario, ma eh, incompleto come fatto da parte nostra, da parte della politica. La politica deve investire questi soldi in modo nuovo senza gli affarismi che già si vedono sulle casette, perché io qui ho ricordato e sono stato ampiamente censurato anche in questa assemblea che non è possibile che sia una cooperativa che non ha avuto progressi in edilizia una cooperativa il cui titolare ha eh, effettuato ovviamente legittimamente una dazione di denaro in campagna elettorale alla Presidente della Regione, non è possibile che venga chiamata quella cooperativa che non ha esperienza in questo settore a costruire le casette, ovviamente con subappalti. No, cioè, nel 97-98 vennero chiamate diverse imprese del settore e se a 5 mesi siamo al 5-10% del fabbisogno necessario, e non parliamo poi del post 30 ottobre. Eh, noi siamo messi male, non stiamo rendendo un servizio serio alle comunità, quindi tutto questo ci impegna ancora di più a fare meglio, eh, cioè, cioè si è aperta una questione, ripeto, che è gigantesca e che riguarda mh, poi tanti altri aspetti, che naturalmente eh, hanno a che fare con il danno indiretto, ma eh, posso dire è una risposta anche questa mh, transeunte, contingente. Abbiamo chiesto in Parlamento, e è stato approvato da tutti i gruppi politici, eh, di eh, provvedere ad erogazioni dirette nei confronti eh, di, delle imprese turistiche coinvolte, eh, interessate, purtroppo tantissime, parliamoci chiaro, da eh, questo problema. Eh, stiamo chiedendo di allargarlo a Artigiani, commercianti, anche industrie che avessero sofferto, subito il danno, eh, è chiaro che non si può dire, come ha, come ha dichiarato recentemente Catiuscia eh, Marini, diamo soltanto il 20% del differenziale, perché significa fare provvedere a una elemosina di Stato. Allora, cerchiamo di ricordarci eh, da dove siamo venuti, chi ci ha voluto qua, cioè la gente, i cittadini. Questi cittadini hanno una loro dignità che va rispettata fino in fondo. Se i soldi ci sono per la ristrutturazione, per la riqualificazione del patrimonio immobiliare, ci devono essere anche per interventi eh, transitori come questi. E io credo che ci siano. Dobbiamo però fare in modo che ci sia una volontà politica chiara, eh, che non è, non è quella delle elemosine. Servirà forse anche un'azione quindi di... Eh... Forte ingerenza sul governo perché, ovviamente, è impensabile che la regione Umbria copra eh, questo tipo di costi, ma servirà un'azione politica appunto sul, sul governo. Io volevo, tornando a Solinas, anche immetterci un altro problema che si nota dalle cronache di questi giorni. C'è anche la difficoltà nel portare soccorsi perché non funzionano più le strade. Ora questo è anche conseguenza della famosa abolizione delle province, che poi abolizione però non è stata, per cui le province, i lavoratori delle province sono stati ricollocati, ma non è chiaro, e lo dimostra tragicamente la realtà di questi giorni, chi poi i servizi li deve fare. Cioè, le province hanno in capo le strade, le scuole e abbiamo visto che in emergenza si vede che manca proprio questo. Questo ente Solinas. I lavoratori sono stati ricollocati, però questa è una riforma incompleta, insomma. Sì, la riforma eh, incompleta, sicuramente, è ovvio che bisogna pensare alle funzioni che erano assegnate primitivamente alle province e quindi adesso venendo meno l'istituzione eh, diciamo nella gran parte delle sue attività, però quella funzionalità è cruciale per la, per, la, per la regione, per la cittadinanza. Quindi bisogna in qualche modo sostituirla o ovviare alla, alle carenze. È ovvio che la, ri, la riapertura dei collegamenti stranali è importantissima, è prioritaria per tantissimi motivi, no? per i soccorsi ulteriori, per eh, le attività commerciali, imprenditoriali, eh, i trasporti, i collegamenti infra, insomma tutta una serie di questioni che vanno insomma, viste con, con la massima priorità e affrontate. Quindi sono spese molto, molto consistenti anche lì perché... Le strade sono, hanno, sono, sono crollate spesso e sono crollati massi enormi che hanno distrutto insomma, la, non solo il manto stradale, ma anche la struttura sottostante, quindi sono spese consistenti. Ma in questo senso la Regione ha già stanziato, ha già visto, verificato quello che c'era da fare e stanziato soldi. Come al solito c'è un po' di, di lentezza per gli appalti, però io credo che quello, quello vada, vada portato avanti rapidamente perché è una priorità. In assoluto. Solinas, cambiamo argomento. Lei è presidente della commissione sanità dell'assemblea legislativa e, a mia memoria, ha anche il record di audizioni effettuate cioè, direi che l'intero mondo della sanità e degli ospedali è venuto qui. Anzi, voi come commissione siete andati voi negli ospedali di Perugia, di Terni, per sentire quali sono le criticità. Mi pare di avere sentito, un po' in quasi tutti gli incontri, una forte richiesta di partecipare alle decisioni. Politiche che vengono prese, in particolare appunto sul piano sanitario, proprio sono i primari, cioè chi opera in corsia, lei del resto ha svolto questo lavoro, che hanno chiesto di, di avere voce, di essere ascoltati. Ci sono dei miglioramenti perché questo è un altro macigno grosso no, da, da spostare. Beh, noi eh, io personalmente eh, avevo preso un impegno in campagna elettorale di eh, tenere le porte aperte del, del Consiglio regionale per quanto mi riguarda e quindi ho rispettato questo impegno nel senso che la, la Commissione Sanità ha eh, svolto audizioni e attività appunto di collegamento con il mondo della sanità in particolare ma anche con altre questioni, anche in altri ambiti, penso alla caccia, alla pesca. Ma ecco, in ambito sanitario abbiamo ascoltato veramente tanti. Voci, tante indicazioni, tanti suggerimenti e le abbiamo riportate anche all'assessorato, l'abbiamo sotto forma di risoluzioni, di, di atti, diciamo, della commissione. Quindi eh, è ovvio che quando si prendono decisioni, dal punto di vista programmatico, ascoltare le, eh, il parere, i consigli di chi vive tutti i giorni la sanità nell'ambito degli ospedali o delle strutture territoriali o quello che è, è importante perché vengono segnalati problemi, vengono segnalate possibili soluzioni, i medici, gli infermieri, tutti hanno un background culturale importante, ci sono le società scientifiche che danno gli standard anche, no? quindi è tutta una serie, in altre regioni ci sono le società scientifiche, le rappresentanze nell'assessorato fisse con un ufficio ad hoc che serve appunto a mantenere una collaborazione stretta quando si tratta di definire un piano sanitario nuovo, no? per cui... Eh, questo credo che sia importante l'ascolto è importante in generale ma in particolare in ambito sanitario è molto importante anche, penso anche alle rappresentanze dei cittadini, tribunali dei malati cittadinanza attiva insomma anche da lì abbiamo ascoltato delle, delle sollecitazioni importanti che ci segnalavano dei, dei, dei servizi delle lentezze delle cose che non vanno e che possono essere migliorate è ovvio che rimane la questione della riforma che va completata nella sua realizzazione, puntare al territorio perché lì è il problema, perché se, si va, se le persone si ricorrono in modo inappropriato all'ospedale non va bene. Quindi il territorio deve funzionare, ci vogliono più risorse sul territorio e combattere i tempi di attesa lunghi eccetera eccetera, insomma, sono vari aspetti che noi abbiamo affrontato e che ovviamente abbiamo condiviso con l'assessorato e quindi parteciperemo anche a breve anche alla discussione sul nuovo piano sanitario eh, per dare il nostro contributo ovviamente. Liberati come la vede la questione della sanità in Umbria e di quello che c'è da fare, anche qui siamo un po' in emergenza se vogliamo, perché i numeri... Sì, continuano. Perché, perché su questi temi, su tanti temi purtroppo ormai siamo arrivati a un collo di bottiglia. Veramente no, i nodi arrivano al pettine nel momento in cui tu eh, non gestisci o lasci governare eh, la regione, le amministrazioni eh, dall'inerzia. E allora, eh, purtroppo, io credo che le audizioni, eh, le inchieste, i seminari, eccetera, dovranno essere ancora tanti altri perché eh, i risultati parlano chiaro. Ehm, anche su questo fronte l'eccellenza è perduta. Eh, non voglio um, ridurmi, affrettarmi a un discorso così eh, meramente politico, dicendo che la Marini, avendo fatto il commissario per anni alla sanità, comunque ha contribuito a far scendere in graduatoria, nei Lea, eh, la regione. Non è soltanto questo. Eh, la situazione, io credo, che in alcune aree in particolare sia sotto gli occhi di tutti a dispetto ovviamente del grande lavoro eh, delle professionalità mediche e del personale non medico infermieristico che è, appunto è un, un grande lavoro è, è un impegno diuturno eh, c'è un problema di risorse umane mancano mancano eh, in buona parte dei presidi sanitari dell'umbria eh, dall'altra parte c'è stata una politicizzazione forte ovviamente è nota quella dei direttori generali con le polemiche che ci sono state, eh, l'assessore mancato per eh, mesi, il ritorno, diciamo, eh, non so se si è cosparso il capo di genere, tuttavia c'è fibrillazione. Dall'altra parte dicevo la politicizzazione anche di alcune posizioni, eh, non soltanto apicali, che sono appunto quelle dei primari, dei primariati, ma anche eh, di altro genere. Penso a, agli OS che sono finiti o per sindacato o per politica. Eh, molto spesso eh, si sono mh, insomma imboscati alcuni di questi eh, nel settore amministrativo quando devono fare altro. Allora mh, è chiaro che qui manca la regia politica, oppure è una regia politica di questo genere. Eh, e alla fine è la catena di comando che ne paga e eh, eh, finaliter, eh, chi eh, subisce le conseguenze, eh, purtroppo è il cittadino, è l'utente, è il degente, è il malato, che magari eh, finisce sul corridoio, eh, a causa per, per, ovviamente di altri problemi organizzativi interni che però hanno una matrice sempre, a mio parere, di natura politica, perché un politico che prende in mano la situazione e quindi parliamo del presidente della regione, per me è sempre diciamo lì si riconduce. La presidente della regione se prendesse in mano questa situazione, non avremmo più eh, eh, le barelle in corsia o avremmo un forte contenimento delle liste d'attesa, ma quanti piani per le liste d'attesa per il contenimento ci sono stati? Mi pare che purtroppo eh, il problema sussista ancora pesantemente, unitamente ad altri Abbiamo spiccioli di trasmissione, allora domande e risposta brevissima. Liberati il movimento a 5 stelle ci porterà fuori dall'Europa oppure invece siete inclusivi rispetto all'Unione Europea? No, eh, c'è una discussione in corso, eh, mi pare evidente che l'Europa così come la conosciamo eh, sia un'organizzazione elefantiaca che non fa gli interessi dei cittadini europei e segnatamente per quanto ci riguarda quelli italiani eh, è un'Europa a trazione tedesca e questo si è visto specialmente negli, negli anni della crisi siamo andati al rimorchio dei tedeschi che hanno fatto esclusivamente seguito i loro interessi e quindi il Movimento 5 Stelle ha un'opinione naturalmente critica, critica costruttiva eh, in vista di un ragionamento assieme ai cittadini. Cioè, quello che si dovrebbe eh, capire è che deve tornare il popolo, il popolo a dire la sua e le forze politiche tutte devono tornare a quella sorgente, accanto agli interessi della gente e non delle multinazionali, e non de del circuito finanziario internazionale che, ovviamente, fa i propri. Solinas, in questa fase c'è un'autoriforma anche del Partito Democratico in vista a un congresso, penso che ci dovrà essere. Il vostro candidato speranza è un auspicio dal nome o forse c'è invece una eh, strategia politica che state portando avanti? Il Partito Democratico ha bisogno di un congresso. Molto rapidamente, io spero che entro la fine dell'anno si faccia, c'è bisogno di discutere, chiarire la linea politica, modificare completamente l'azione di governo perché bisogna fare riforme investendo negli investimenti pubblici, nella, nella, nella formazione, nella, nelle università, nella ricerca per far ripartire dalla crisi, questo è importantissimo. Roberto Speranza è una persona in gamba, un politico giovane a meno di 40 anni, è partito dalla gavetta, ha fatto la gavetta vera, non è il politico dal bel sorriso che si piazza in televisione, è una persona che viene da, dal territorio e ha lavorato e ha fatto una sua carriera, è parlamentare, è molto in gamba, è coerente con le sue idee e, e secondo me è un ottimo, eh, potrebbe essere un ottimo segretario del partito anche perché ha le idee chiare, è una persona che ha eh, una formazione di sinistra e quindi vede... Eh, però è anche un giovane democratico di fatto, quindi è, ha una capacità di aggregante come servirebbe adesso, non divisiva come è stato finora all'interno del partito. E quindi serve qualcuno che eh, riconduca le forze del Partito Democratico a un'unione un di intenti, a una condivisione. E questo penso che sia. Un compito che Roberto Speranza sia in grado di svolgere in modo adeguato e corretto. Andremo a vedere. Intanto io ringrazio Attilio Solinas, consigliere regionale del Partito Grazie. Democratico, e naturalmente anche Andrea Liberati, che ha rappresentato il movimento a 5 Stelle. e Vi do appuntamento la prossima settimana. Arrivederci.